È l'autrice di una vera e propria rivoluzione copernicana nel campo delle indagini statistiche. Linda Laura Sabbadini, commendatore della Repubblica e già membro di numerosi organismi di alto livello, sia dell'ONU che della Commissione europea, è alla guida del Dipartimento delle Statistiche Sociali e Ambientali dell'Istat, dopo aver avviato, a partire dagli anni 90, un processo di rinnovamento radicale che ha riportato i cittadini e la loro qualità della vita al centro di un mondo caratterizzato da un approccio esclusivamente economico. Per decenni in tutti gli istituti nazionali di statistica l'approccio era economico-centrico, quindi questo voleva dire che l'economia guidava su tutto e tutti gli aspetti di qualità della vita delle persone erano messi in secondo piano. Da un certo momento in poi invece si è avviata una rivoluzione proprio copernicana sul piano delle statistiche ufficiali. E io mi sono molto battuta perché al centro ci fossero i cittadini con la loro qualità della vita, uomini e donne con le loro differenze, perché le differenze ci sono. Sono differenze fondamentali che vanno assolutamente misurate perché è necessario capire quando queste differenze si trasformano in disuguaglianze. Una rivoluzione informativa dunque, ma anche una battaglia culturale, la stessa, dice, di cui ha bisogno la nostra società: far emergere la persona, gli uomini e le donne, analizzarne le differenze e, costruendo statistiche disaggregate per sesso e indicatori sensibili al genere, capire dove si annidi la disuguaglianza. Faccio un esempio. Noi prendiamo il tasso d'occupazione maschile e il tasso d'occupazione femminile e ci accorgiamo che c'è una grande distanza. E cioè le donne sono meno coinvolte nel lavoro retribuito. Se poi però lo vediamo solo così, non ci basta per capire qual è la natura della disuguaglianza. Dobbiamo verificare perché. Allora, se noi disaggreghiamo questo tasso d'occupazione delle donne e degli uomini a seconda del ruolo che hanno in famiglia, allora ci accorgiamo che, per esempio, le donne che sono single hanno dei tassi di occupazione quasi uguali a quelli degli uomini. Le donne in coppia senza figli ce l'hanno un po' più basso degli uomini, ma non tantissimo più basso. Quelle in coppia con figli, a seconda del numero di figli, sempre più basso. Quindi questa è la chiave della differenza. Questo è un esempio di come si costruisce un indicatore sensibile al genere. Tra le indagini promosse dal suo dipartimento che hanno avuto maggior impatto sulla vita sociale e politica del nostro paese, Linda Laura Sabbadini ricorda quella sui tempi di vita, che è riuscita a quantificare esattamente il sovraccarico di lavoro tra professione e famiglia delle donne italiane, e poi quella sulla violenza di genere. Un'indagine che, in assenza di altre esperienze a livello internazionale, ha richiesto 4 anni di lavoro delicato e assiduo con continui aggiustamenti di rotta. L'impatto è stato notevole perché 10 milioni di donne che nel corso della vita hanno subito violenze fisiche, psicologiche o sessuali sono un numero grande che nessuno, diciamo così, è stato un po' come uno shock. In seguito a quell'indagine si è molto più risvegliata la coscienza, si è fatta la legge sullo stalking, cioè l'attenzione, diciamo così, è cresciuta. Non si può più dire come prima che non se ne parli di queste cose. Ma cosa ci raccontano i numeri elaborati dall'Istat sulla situazione dell'occupazione femminile nel nostro paese? Difficile non tenere conto della crisi economica che, a partire dal 2008, ha coinvolto tutti i paesi occidentali. Il tasso di occupazione femminile, in costante crescita dal 1995, ha cominciato a calare in maniera sensibile, anche se in misura minore di quello maschile. Nel 2010 i posti di lavoro persi erano già 103.000, concentrati generalmente nelle fasce più qualificate. E se le misure pensionistiche hanno fatto aumentare il tasso degli occupati over 50, l'occupazione invece è calata tra le più giovani, che si trovano a vivere problemi analoghi a quelli dei loro coetanei. Ma ci sono anche segnali positivi. Io sottolineerei una cosa anche interessante, anzi due cose interessanti. La prima è che è cresciuta l'occupazione femminile al sud nelle famiglie laddove gli uomini hanno perso l'occupazione. Quindi in qualche modo le donne si sono rimesse a cercare lavoro e hanno cercato di tamponare la situazione in presenza di criticità economiche gravi. E la seconda è che
crescono durante questo il periodo della crisi anche le libere professioniste. Questo è un segnale molto, diciamo, positivo. Un segnale positivo perché? Perché normalmente, diciamo, questa crisi ha portato a un aumento delle posizioni meno qualificate per le donne, a una diminuzione di quelle qualificate, in particolare anche delle dirigenti. Mentre invece tra le libere professioniste emerge un segno più, che non va sottovalutato. Difficile poi ipotizzare quali saranno le evoluzioni future dell'occupazione femminile, anche perché mancano all'orizzonte i segnali d'inizio della ripresa. Però le donne investono più degli uomini in cultura, in formazione, in merito, e questa sarà una carta fortissima che potranno giocarsi al momento giusto. Dunque bisogna continuare a investire nella professionalità e nel talento femminile, una sfida raccolta dall'avvocato Cristina Rossello, che attraverso progetto Donne Futuro aiuta giovani donne meritevoli a muovere i primi passi nel mondo del lavoro, affiancandole a professioniste affermate che mettono così a disposizione la loro preziosa esperienza. Per me sarebbe stato bellissimo avere a mia volta una madrina nel momento in cui ho messo piede dentro l'Istat, che magari mi consigliava su come affrontare certe scelte e che tipo di scelte fare, no? Al momento giusto. È una, secondo me, una cosa molto molto utile, che se si allarga, più si allarga più avrà effetto, anche perché io sono molto convinta che la solidarietà tra donne sia una grande risorsa per le donne stesse. E l'altra cosa è che puntare sul merito significa puntare su un elemento, diciamo, di forza che noi donne abbiamo. E fin da quando siamo piccole, in tutte le statistiche viene fuori che le donne investono di più negli studi, rendono di più, prendono voti migliori, però poi è nel momento in cui ci si confronta con l'inserimento nel mercato del lavoro, con i percorsi di carriera, che intervengono 10.000 ostacoli. Allora, mi sembra un modo per approcciare la cosa che, se allargato, non potrà che fare bene. Oltre alle borse di studio e agli incontri focalizzati sul contributo femminile nelle professioni, nell'arte, nello sport e nelle imprese, Progetto Donne Futuro, fin dalla sua prima edizione, si è dotato di un osservatorio scientifico in grado di monitorare l'andamento territoriale dell'occupazione femminile per stabilire un collegamento sempre più efficace fra territorio, impresa e occupazione. Questa è una cosa che si dovrebbe fare a livello generale, nel senso che è proprio anche la politica avrebbe bisogno di connettere questi elementi. Uno dei problemi fondamentali che abbiamo in Italia è proprio questo, cioè che non c'è mai stata una sistematizzazione o un'organicità su questo piano. Quindi questa è una cosa assolutamente meritevole e che penso che debba essere in realtà proprio generalizzata, soprattutto assunta sul piano delle politiche più generali di transizione tra scuola e lavoro.